Si intitola Milano non esiste ed è il nuovo singolo di Ermal Metta. La copertina del brano in questione è un omaggio totale a Milano, la città capoluogo della regione Lombardia. Infatti raffigura il Duomo, il famoso Duomo ubicato in piazza Duomo, stilizzato e illuminato da luci a neon non soffuse ma secondo me piuttosto evidenti. La canzone va a fotografare, diciamo così, un istante. Il cantautore sottolinea come rappresenta un pensiero che ha sempre attraversato la sua mente in un lampo di tempo. Cerca di catturarlo in maniera rapida, un cacciatore di fulmini, e il brano va a essere la giusta cornice di un 2021 piuttosto pieno, piuttosto intenso dal punto di vista musicale, anche grazie però alle tante partecipazioni artistiche. Ermal è stato protagonista di Sanremo col brano Un milione di cose da dirti, arrivando ad avere la terza posizione, quindi la medaglia di bronzo, idealmente parlando. Il brano in questione, Milano non esiste, raffigura quella piena solitudine che c'è in quelle grandi città, no? Dove tutti sono attaccati alla difficoltà o meglio ai doveri della vita, no? Quello di andare a lavorare, non c'è più tempo di parlare, non c'è più tempo di confrontarsi, non c'è più tempo di scambiare due chiacchiere col vicino di casa, con l'amico, col parente. Ormai tutti sono attaccati all'ambito lavorativo. Vi ricordo che questo brano, se non erro, si trova all'interno dell'album intitolato Tribù Urbana. Insomma, Milano non esiste è un brano sicuramente piacevole, orecchiabile, ma soprattutto sofisticato e adeguatamente rappresentativo di quelle che sono le sonorità piene, marcate e invincibili, azzardo a dire invulnerabili, di questo straordinario cantautore che continua a lasciare il segno ovunque gli passi. Complimenti dunque al grande Ermal Meta, il video termina qua, e complimenti per aver realizzato un brano aulico, angelico e soprattutto sofisticato. Milano non esiste, questo è il titolo del brano in questione. Mi raccomando di iscrivervi al canale, Narratore Italiano, commentare, farmi sapere cosa ne pensate e un salutone caro da Leandro, Narratore Italiano.